È un parco didattico dedicato all'età neolitica, è una ricostruzione basata sulle teorie che gli archeologi sono riusciti a codificare su come poteva essere organizzato un villaggio palafitticolo. Lo spunto è stato offerto dal ritrovamento nell'istmo fra i due laghi di resti di un villaggio di età neolitica, probabilmente di carattere palafitticolo. È un parco didattico dedicato all'età neolitica, è una ricostruzione basata sulle teorie che gli archeologi sono riusciti a codificare su come poteva essere organizzato un villaggio palafitticolo. Lo spunto è stato offerto dal ritrovamento nell'istmo fra i due laghi di resti di un villaggio di età neolitica, probabilmente di carattere palafitticolo. Però il nostro parco è una grande macchina didattica. Abbiamo avuto la possibilità di avere poi il supporto scientifico anche della soprintendenza ai beni archeologici. Ci sono inoltre strutture dedicate alla simulazione di uno scavo archeologico e all'agricoltura sperimentale. Insomma, un gioiello davvero prezioso che rischiava per i tagli dovuti al patto di stabilità di non riaprire. La soluzione allora è stata quella di allungare la catena di aiuti territoriali. La provincia si è affidata all'UMPLI, l'Unione delle Proloco, per garantire la stessa qualità anche in tempi di crisi. Al via allora una nuova gestione che farà risparmiare all'ente ben 50.000 euro e valorizzerà il parco inserendolo in diversi percorsi turistici. Vogliamo promuovere il nostro territorio, soprattutto animarlo per quando i turisti vengono sul nostro territorio. Questo è un gioiello che la provincia di Treviso ha realizzato in una zona splendida che è la vallata e sono i laghi di Revine. Il parco ha bisogno sicuramente di un maggior sviluppo, di una maggior presenza, di una maggior apertura durante tutto il periodo dell'anno, perché poi sia anche economicamente possa sostenersi.